Quella era la sigla, ragazzi. A me mi ha dato una tale nostalgia. Aspettate che abbasso un attimo. Dunque, opzioni era qui. Opzioni, abbasso la musica perché altrimenti, oddio, non me lo ricordo col volume. Che effetto fa rivedere la sigla, eh? Mamma mia, tanta nostalgia. Erano belle quelle sigle. Comunque ho voluto fare questo piccolo video per rinfrescarci la memoria in vista del nuovo Crea un animale che avremo in Pets. Facciamo un piccolo confronto. Qui era fatto piuttosto bene Crea un animale. Allora, qui base, vediamo. Questo qui base, ok, razze. Vediamo, crea un cane, ci sono varie razze. Io andrei sul Labrador perché avevo la mia Zoe che era un Labrador e ho molta nostalgia anche di lei che non c'è più, povera la mia Zoe, ha vissuto tanto, ma questo è un Labrador. No, voglio il Labrador, allora me lo date un Labrador? C'era, sono sicura che ci fosse il Labrador, sono sicurissima. Questo non è un Labrador. Dov'è il Labrador? Santo cielo, c'era. Sono sicura che c'era il Labrador. Questo è il Golden Retriever, che più o meno è il Golden Doodle. Dai, facciamo un Golden Retriever. Però anche questo era bello. Amore, la mia Zoe. Il mantello. Qua il mantello si poteva fare con questo sistema qui. Quindi così era bianco, così marrone scuro, poi si poteva scegliere, la mia Zoe era più o meno di questo colore, sì, era così, e si poteva addirittura fare un colore del tutto nuovo, sì, però la mia Zoe non era gialla, no, era come l'ho messa prima. Quindi, ok, più o meno sì, era così. Poi qui c'era la possibilità, la forma del pelo, lungo. Oh, amore, non sei più un Golden Retriever così, però. No, così, ecco, questo era il pelo più che altro. E comunque, ecco, poi c'era la coda, che si poteva scegliere fra così, arrotolata in su, corta, oppure la coda lunga, e noi lasciamo la coda lunga. La forma, allora, la Zoe mia era così, un po' tozzarella. Vediamo qui il corpo è questo, la testa, fammela vedere però prima. Allora, la testa, vediamo, già qua. Allora, no, la testa era così. Gli occhi, ecco, gli occhi della Zoe erano a questa distanza qui, così belli grandi, ed erano marroni, sì, marrone scuro. Ok, poi qui c'è il muso, vediamolo un attimo dall'altra parte, perché no, il muso era esattamente così, però qua si poteva fare più lungo, più appuntito, più tozzo, amore, no, era così. E le orecchie erano così, mettiamogliele così,
gli dà fastidio. Infatti alla Zoe dava tanto fastidio che si toccassero le orecchie. No, le aveva più lunghe, no, 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 le aveva lunghe, così erano, come erano lì. Poi c'era la possibilità di scegliere i collari e da quello che ho capito, mettiamo il cuoricino, da quello che ho capito ci sarà qua la possibilità di vestirli e qui c'è aggiungere dei tratti. Oh, questo mi interessa. Allora, la Zoe era amichevole, amava nuotare ed era abbastanza distruttiva, direi, perché sì, direi proprio distruttiva, perché da cucciola mi aveva distrutto tante di quelle scarpe che non potete nemmeno immaginare. Questi sono i caratteri, beh, che sono poi tutti qui, no? I caratteri e le caratteristiche. E ok, la voce. Vediamo, ok, questo è andato, la voce. Sì, più o meno era questa e basta, qui non c'era la possibilità di fare altro. Adesso vediamo, qui si poteva, no, crea un gemello, condividi, salva l'animale, crea una più, crea un gatto, creiamo un gatto. Che qui non sono, ho avuto anche dei gatti. Allora, razze, belli, che belli. Questo qui, vediamo, americano a pelo ruvido, ma che carino. Qua ci possiamo sbizzarrire, non sono legata. Oh, che bello questo. Dai, fatti vedere, bello, così mi piace. Poi il manto del gatto, vediamo, bello anche così, e se no c'è, oh che bello tigrato così, no, ghepardato, mamma mia che belli, questo, vabbè comunque abbiamo, qui avevamo una bella scelta. E probabilmente spero tanto che ci sarà la scelta anche oh, questo così che dite no, com'era prima, dai, bianco e nero. Amore, sei bellissimo. Sì, dai, così. Poi vediamo il corpo come così mi piace questa linea, vediamo così come diventa. È la sua, così è più mingherlino, più scavata la schiena, vabbè, insomma, comunque. E la coda, oddio, un gatto senza coda, no, sinceramente no. La forma l'abbiamo appena vista. Qui c'è il corpo, l'abbiamo appena visto. La testa, vediamo, Gioia, girati così. La testa così più grossettina ci sta anche meglio. Così anche bellino. Sono belli tutti, no? Preferisco una testa un po' più grossina. Oh, con gli occhi ci sbizzarriamo, ragazzi, perché qui c'era la possibilità di farglieli di colori diversi. Qui per esempio uno verde, uno giallo. Qui uno marrone, uno nero. E qui bello, uno azzurro e uno grigio. Lo lasciamo così, uno azzurro e uno grigio. Poi il muso, vediamolo di profilo. Così, ma mi piace sto musetto. No, così non è un gatto, è più un cane. Così o così, vediamolo. Anche così è carino, però mi piaceva di più questo. Ok, e le orecchie, vediamole così. Oh, che tenerezza! O così, come le aveva, così anche più grandi, sembra un pipistrello. Così direi che sono le orecchie più normali. E questo per quello che riguarda i gatti. Gli mettiamo un collarino con la manina amichevole
e il carattere, aggiungi dei tratti: la mia gatta era aggressiva, cacciatrice e era giocosa. Allora, giocosa, già che qui bisognava cacciatrice e aggressiva. Oh sì, guardala, guardala come si arrabbia. E la voce, ok. E la voce, no, direi era un pochino più sottile la voce. Così, ok. Bene, io direi basta, perché i cavalli non li avremo, purtroppo. Qui c'era la possibilità anche di creare i cavalli. Andiamo a ripassarcelo, così per il gusto di ripassarcelo. Dai, veloce, su. Eccolo qua, mamma, che bello. Peccato che i cavalli non ci saranno e che avrebbero dovuto... Che qui c'era il nome, il cognome, maschio o femmina, facciamo una femmina. Qui anziano o adulto, adulto o anziano, mentre noi avremo la possibilità, da quello che mi sembra di capire, di crearci un cucciolo. Razze, io la razza mi terrei questa qui, è proprio bello sto cavallo, eh sì. Poi anche qui il manto, e lo lascerei così classico. La coda, vediamo, la coda può essere con le treccine. Oh sì, mettiamogli le treccine. E questo cos'è, il ciuffo alle zampe? Oh, io glielo toglierei, non mi ci piace. Oh, così è più bello. Poi qui c'era la possibilità, vabbè, la forma, ok, il corpo, ok, ci teniamo così com'è, il muso è troppo bello questo qui, lo lascio così. Gli occhi, vediamo gli occhi, no, anche quelli non glieli voglio cambiare, così sembra più un cammello, no, no. Poi qui c'era la possibilità del muso e qui le orecchie, mizzica col ciuffo in mezzo così. I finimenti, questi sono importanti, i finimenti, tanto per cambiare un po', glieli mettiamo così. Qui non c'era la possibilità di cambiare il colore, ah sì, si poteva cambiare il colore dei finimenti, oh sì, è vero, caspita, mettiamogli invece del bianco, io ci metterei un marrone. Ecco qua, con la stella marrone. Qui c'era la possibilità, è vero. Ma è il colore degli occhi? Non c'era. Ah, sì, ok, verdi. Non si vede molto qui l'occhio. Ah, ma questo, sì, sì, così. Direi o verdi o gialli. Verde giallo, sì. Il muso abbiamo visto, niente, i finimenti abbiamo questo e le briglie, beh, ma non erano queste le briglie, le stesse. E vediamo il carattere, aggiungi dei tratti, per i cavalli c'era ovviamente agile, guardatelo, coraggiosa, mettiamoci, guardatela com'è fiera e orgogliosa. E obbediente, vediamo come cosa fa per obbediente. Amore, si abbassa, ma che bello. Oh, meraviglia. Va bene, ragazzi, qui i cavalli non li avremo. Sentiamo il nitrito, troppo acuto. Qui troppo basso, mettiamola così. Sì, va benissimo. Ok ragazzi, vi saluto, questo è stato solo un ritorno al Sims 3 provvisorio e nostalgico. Adesso vedremo come saranno gli animali di The Sims 4. Qui abbiamo il cavallo, qui abbiamo il nostro gattino e qui abbiamo il nostro cagnolino.
Saluta tutti. Ciao, ciao a tutti.